ci sono intere fasce di popolazione, tipo le mamme con i bambini, per cui i treni in Italia non sono adatti. Ok, io se vado in Finlandia ho nell'intercity il vagone con i servizi per i bambini. Qua l'intercity, il bambino lo devo tenere seduto nei sedili stretti che non disturbi quelli che stanno lavorando. È chiaro che se io devo andare a Milano ci vado in macchina, perché non è che posso legare il bambino e che non disturbi nessuno in un treno che non è fatto né per i minori né per le mamme. Adesso i treni nuovi che ho preso sono treni metropolitani, la novità, ve l'avevo scritto, che abbiamo controllato, quindi c'è il pianale ribassato, cioè entri praticamente. Sì, qual è però il problema? Che hanno pochissimi posti a sedere, cioè c'è un aumento di posti disponibili, ma sono un aumento di posti in piedi, perché sono costruiti con la logica della tratta breve, cioè con l'idea, insomma, io salgo, faccio un pezzetto piccolo e poi. Adesso speriamo che l'uso sia appropriato, perché la mia preoccupazione è che se quei treni lì, per ragioni della composizione del materiale rotabile, che fa sempre metto sopra le lunghe, cioè diventa complicato fare pezzi di più. Già sulla protezione. Sono già sulla protezione. Questa è già stata prevista.